Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Le telecamere di STV questa sera a Curinga, esattamente all'Osteria delle Memorie. Perché siamo qua? Intanto per seguire un evento veramente importante e per incontrare una persona altrettanto importante. Sto parlando della stilista Cristina Medaglia, che è direttrice artistica Alisum Mediterraneo. Detto questo, ve la presento subito e mi rivolgo a lei intanto dandole il benvenuto, Cristina. Grazie, benvenuti a voi a questo ennesimo appuntamento del premio Alisum Mediterraneo 2021, la nostra 8ª edizione. Attraverso la locandina che è di fronte a me io leggo cena d'autore. Allora, spiegaci di che si tratta intanto. Allora, la cena d'autore, come dicevo, è un altro appuntamento della Kermesse di Ali sul Mediterraneo 2021. Durante questa serata ci incontreremo davanti ai sapori di Calabria, dove parleremo però di cultura, porteremo la cultura a tavola. Ci saranno libri, ci saranno autori e pittori, ci sarà musica, ci saranno premi e divertimento. Cercheremo di divertirci con la cultura stasera. È una sfida che puntualmente noi proponiamo con Ali sul Mediterraneo, quindi vediamo stasera se riusciremo per l'ennesima volta nell'intento. Sarà sicuramente così, conoscendo la vostra professionalità, la tua e quella di Nico, che da qui a poco vorrò anche sentire. Però per i nostri telespettatori che ci stanno seguendo, intanto diciamo chi andremo ad incontrare da qui a poco, perché ci saranno dei premiati, così mi hanno riferito. Mi confermi? Sì, esatto. Ci sarà la scrittrice Graziella Ferrise con il suo romanzo Le stelle salenti. Ci sarà il professore Nicola Medaglia, che verrà premiato per la sua carriera nel mondo della cultura. Ci sarà il chitarrista straordinario Danny, Daniele Fabio, che verrà premiato questa sera. Ci sarà la città di Tropea, che verrà premiato con il premio Ali sul Mediterraneo. Tutti simbolo di eccellenza e di esempio per le nostre nuove generazioni, no? Poi ci sarà il professor artista pittore Bruno Catanzaro con le sue opere, che sono qui alle mie spalle, che decoreranno, diciamo, l'accoglienza dei nostri ospiti. Mi pare, mi hanno appena detto, che ci sarà anche una finalista che risponde al nome di la professoressa Graziella Ferrise, è così? Esatto, sì, lei è finalista, con il suo romanzo è arrivata finalista, e quindi stasera volevamo darle la possibilità, perché a luglio abbiamo avuto il Gran Galà della Cultura, dove abbiamo premiato, dove c'è stato un altro tipo di premiazione, dove abbiamo premiato le scuole e altre categorie, e stasera volevamo darle lo spazio per presentare il suo romanzo in quanto finalista del premio Ali sul Mediterraneo. Comunque è una scrittrice che col suo romanzo ha dato la possibilità a noi donne soprattutto, perché infatti è un libro che invito soprattutto alle donne di leggere, no? Un risveglio alla vita, lo identifico così, quindi Le stelle salenti. Le stelle salenti, benissimo. Abbiamo detto proprio tutto, quasi, però io da qui a non molto voglio sentire tutti questi artisti, questi professionisti che hai appena nominato, li sentiremo, però consentimi di mandare un abbraccio forte forte, tu lo sai, a mio amico fraterno, il ragionier Bruno Giuliano, che è dall'altra parte della sala, che ancora una volta io incontro con immenso piacere in questa poi meravigliosa location che avete scelto. Complimenti anche per questo, Cristina. Eh sì, questa location è stata scelta proprio perché Salvatore è un uomo che ha deciso anche lui di tornare alle sue origini, quindi di tornare in Calabria e di lavorare sul recupero, no, dei sapori. E la cosa che mi ha divertito molto quando sono venuta qui è leggere il menù, che è un menù scritto anche in dialetto, quindi sarà proprio un percorso nella lingua anche calabrese, quindi questa cosa mi ha veramente divertito, perché comunque alla fine stiamo un pochino dimenticando quelle che sono le nostre parole, no? Le famose parole in disuso, e quindi stasera ci divertiremo anche con questo. Perfetto, ci divertiremo e a fine serata faremo anche un resoconto sulla cena. Eh sì, direi. Grazie Cristina. Grazie a te, grazie. Ebbene, adesso è la volta della professoressa Graziella Ferrise, che noi salutiamo e incontriamo qui in questa meravigliosa location con un libro in mano. Intanto, buonasera. E come mai questo libro, professoressa? Buonasera. Questo libro è il libro che io ho scritto, il mio primo libro, quindi che mi vede scrittrice emergente, questa sera ospite di Ali sul Mediterraneo per darmi la favolosa opportunità di presentarlo.
tra l'altro ad un pubblico d'eccezione, perché stasera qui navighiamo nella cultura. Abbiamo alle nostre spalle le opere di un pittore, suoneremo, presenteremo dei libri, tra cui anche pluripremiati, un premio alla carriera Nicola Medaglia, sì, che mi sarà a fianco proprio nel presentare delle fette di cultura, tra cui anche quella del mio libro Le stelle salenti, che è un viaggio introspettivo di una donna alla riscoperta di sé, che parla di rinascita, parla di consapevolezza e parla di felicità. Una domanda che sicuramente le avranno fatto già in tanti, io gliela faccio perché è giusto che debba farla, ma la passione per la scrittura, lei è una professoressa, come nasce? La passione per la scrittura nasce quando ero piccolina e mia madre, per farmi crescere con molto valore, comincia a darmi come strumento di libertà quello dei libri. Io comincio quindi a nutrirmi di libri fino ad impararli anche a memoria e mi ripropongo un giorno di diventare una scrittrice. Allora, mentre ero sotto un cielo stellato, una notte, esprimo questo desiderio vedendo una stella cadente. Dico, io un giorno voglio scrivere un libro per far sperimentare ai lettori la stessa libertà che io ho provato quando, fin da piccola, mi sono messa a leggere dei libri, proprio per emanciparmi, per vagare con la fantasia e anche per sentirmi una donna più risoluta, più a contatto con me stessa. Però invece di scrivere un libro sulle stelle cadenti, l'ho scritto sulle stelle salenti, proprio per far cogliere il messaggio che le stelle non sempre cadono, ma a volte possono anche salire, quindi si va in salita verso la realizzazione dei propri sogni. A chiudere, intanto complimenti per la sua umiltà, attraverso queste parole che lei ci ha voluto dire, io ho pensato di dirle quello che sento io, una persona veramente umile, ma quando si scrive un libro di solito c'è sempre una persona o qualcuno al quale viene dedicato? Vale anche per lei la stessa cosa? Sì, ho dedicato questo libro all'amore in generale. La persona a cui l'ho dedicata è l'altra parte di me, la metà di me che io avevo perso e che ho ritrovato attraverso un percorso molto faticoso, attraverso proprio il mio lancio di un messaggio di desiderio nell'universo che poi me lo ha restituito sotto forma di conoscenza di me stessa. Quindi ho dedicato il mio libro ad un rinnovato amore per me stessa come donna che è riuscita a realizzare i suoi sogni e che ancora ne ha tanti da realizzare e farà tutto il possibile per farlo. Tanti auguri per il suo percorso. Grazie, grazie mille. E così come aveva anticipato la nostra carissima stilista Cristina, noi incontriamo questa sera con immenso piacere, pensate, il professore Nicola Medaglia, filosofo e scrittore, al quale noi anni fa abbiamo dedicato anche una nostra trasmissione, io mi ricordo, quindi però stasera per lui ci sarà un premio alla carriera. Intanto benvenuto e complimenti professore, come andiamo? Andiamo abbastanza bene, ci difendiamo da quelle che sono le difficoltà e le affrontiamo come il Signore vuole. Hanno deciso di dedicarti questo premio alla carriera, sì. Spiegami per quale motivo? È un'iniziativa che è stata presa da loro, devo dire anche a mia insaputa, ma penso che hanno voluto dare un riconoscimento, diciamo, al mio impegno che dura da una quindicina d'anni e passa. Nel fatto dello scrivere, cercare di portare avanti delle idee positive che possono fare bene un po' a chi legge, credo che sia il motivo questo, non vedo altri motivi, insomma. Condivido e secondo me hanno fatto un'ottima scelta, perché conoscendo questo professore che ho avuto modo infatti di conoscere attraverso quella bellissima trasmissione che abbiamo fatto, non ci poteva essere scelta migliore. Ma un premio che si riceve di solito si dedica a qualcuno o si tiene stretto per se stessi? Ma io lo ricevo, lo dedico a tutti i miei lettori, diciamo così, sperando che la lettura dei miei libri porti loro un po' di serenità e un po' di forza per affrontare meglio la vita. Ecco, questo è perché lei, tu mi conosci e sai che io non sono mosso da una questione venale che sarebbe veramente deludente e che non è assolutamente né nelle mie intenzioni né nel mio stile di vita.
ma è questo lo scopo che mi propongo, quello di portare dei messaggi positivi. E se raggiungo questo risultato, per me è la più grande soddisfazione. Possiamo chiudere con un saluto a due persone così che forse conosci, una certa Cristina, un certo Nico, che dici? Sì, sì, li saluto con affetto, un affetto che è persistente nel tempo e che è comunque è inclusivo, non è esclusivo, perché comprendo tutti gli amici presenti qui e tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Grazie prof, a De Maiora sempre. Sempre, sempre. Ebbene sì, adesso incontro anche lui, un chitarrista, compositore, Daniele Fabio, che se non ricordo male venne da me un paio di anni fa in una nostra domenica speciale a deliziarci con la sua chitarra. Questa sera lo incontro in veste praticamente di personaggio che riceve un premio alla cultura della musica. È ben importante quello che succede questa sera. Intanto benvenuto. Grazie mille, sono contento di rivederti. Sì, è vero, due anni fa venni a presentare e a suonare alcuni brani del mio primo disco, Mondi Interni. Dopo di quello ne uscirono altri due, ne sono usciti i dischi, e sono felice di essere qua per questo premio, per questo prestigioso premio, e felice di portare, diciamo, in giro per l'Italia, anche fuori dall'Italia, la nostra cultura e la nostra musica. Che significato ha per un artista come te ricevere un premio così importante? Ma è un tassello in un percorso che sicuramente arricchisce, e diciamo è un ritorno, quello che si chiama il feedback di quello che fai giornalmente. La musica, come qualsiasi lavoro, con l'arte, al mio parere, è un lavoro nel dare, quindi ogni giorno si dà tutto fino in fondo, e poi quando arrivano dei riconoscimenti, insomma, sono dei tasselli importanti per continuare a dare ancora di più. Ali sul Mediterraneo, questa associazione sceglie veramente con cura i personaggi che poi vengono premiati. Uno di questi sei tu. Cosa dire a questa associazione veramente importante nel nostro territorio calabrese? Di continuare a fare quello che stanno facendo, perché è veramente importante dar voce e dar luce a chi in questa terra continua un percorso, un lavoro quotidiano di divulgazione di bellezza, di valori importanti, di occupazione, di tutti gli aspetti che possono girare intorno ad un luogo geografico. Poi sul Mediterraneo in questo momento è particolarmente sinergico col mio percorso, perché mi sto occupando, da compositore e da chitarrista, di rielaborare e riscoprire le musiche tradizionali, però mettendole sotto una luce differente, una luce più di ampio respiro. Quindi in questo momento è particolarmente sinergico questo incontro. Complimenti, complimenti veramente di cuore per questo tuo percorso. Sono ansioso di sentirti da qui a non molto, perché ci delizierai sicuramente nel finale di questa serata con la tua magica chitarra, è così? Beh, direi di sì. Diciamo che è più facile che io porti la chitarra piuttosto che le scarpe, quindi siccome non vado tanto in giro spesso scalzo, ce l'ho sempre dietro e sarò felice di condividere un po' di musica con voi. Abbiamo detto di questa location, Osteria delle Memorie, e ci sembra giusto e carino sentire chi è il titolare, l'oste, così vuole chiamato lui. Intanto stiamo parlando di Salvatore Mazza. Salvatore, allora, come nasce? Nasce da una logica le cose, sia il nome, viene detto Osteria delle Memorie, che si rivistano tutti i piatti tipici locali del posto e del territorio, sia locale che provinciale. Facciamo una cucina molto calabrese, ma con piatti tipici fatti bene e rivisitati, soprattutto, non la classica cucina calabrese, con prodotti locali del posto fatti in casa, come la pasta fresca, i sottoli, le olive e via discorrendo. E nasce anche per un motivo ben valido, Osteria delle Memorie, che può essere anche un'accoglienza, un ritrovo culturale, di musicale, artistico, nell'enogastronomia, che si possono abbinare tutte e due le due cose. Ecco, e Osteria delle Memorie nasce da questo motivo, proprio il nome stesso, come osteria, non si dice osteria con la H, non con la O. Perfetto, hai detto in una breve sintesi già tutto, però mi piace sapere per i nostri meravigliosi ospiti che sono di fronte a noi che cosa hai preparato questa sera, perché da qui a non molto si mangerà qua, parliamoci già. Allora, abbiamo fatto qualcosa di particolare, molto tipico coringhese, l'accoglienza con le nicatole, poi abbiamo l'antipasto classico con le parmigiana, i sottoli, i salumi, poi abbiamo due primi che sono le fileia al ragù di maiale
fatti in casa con pasta fresca, e un risotto con la zucca gialla di questo periodo e anche con una pancetta croccante e della provola affumicata fatta qui da noi in zona e un po' di carne di secondo, pane fatto in casa da noi, vino locale e un sorbettino con dei limoni raccolti da noi. Il nostro regista Cristian Palai, che ci sta registrando, è già affamato e quindi non vede l'ora, però da qui a non molto noi degusteremo e poi alla fine ci ritroveremo per darti pure un voto. La ringrazio tanto e speriamo di soddisfare tutti i nostri clienti. Buona serata, buon lavoro. Grazie a lei. E adesso è anche un momento importante di questa serata, perché proprio qui noi abbiamo il piacere di rivedere, di incontrare la nostra carissima Silvia Camerino, che nel mese di luglio abbiamo visto tra i premiati dall'associazione Ali sul Mediterraneo a San Pietramaida in quella meravigliosa serata. Io intanto la saluto e la ringrazio per l'intervista, ben ritrovata. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, tu hai in mano un libro che già da sé dice... Già da sé dice tutto, e si tratta di Paolo Borsellino. Tu hai fatto un racconto veramente importante di un personaggio che ha lasciato veramente, per quella che è stata poi la sua storia, dei ricordi indelebili. Ce ne vuoi accennare qualcosa? Certamente, questo libro racconta e parla di un sogno d'amore, che qual è stato il sogno di Borsellino? Non ho voluto... E non voglio parlare soltanto di strage, perché dalla strage, che poi in realtà la strage di Via D'Amelio si è scomposta in una moltitudine di stragi, è nato altro. Ed è nato quel senso, il senso del sogno, che attraverso il sacrificio di Paolo Borsellino insieme a tanti altri familiari, da un seme è nata una quercia. È una quercia che può accogliere. Ecco, il sogno di Paolo Borsellino è un sogno che non vuole farci sentire soli. Nonostante in Via D'Amelio quel giorno tanti sono stati massacrati, ed è stato massacrato anche il sole, nonostante questo sole deve riscaldarci, deve orientare il nostro cammino, e in questo libro ho cercato di raccontare non soltanto della strage di Via D'Amelio o della strage di Capaci, ma di tante altre stragi che assegnano un'identità a questo paese, che è un'identità precisa, la strage di Viale del Lazio, la strage di Netturbini di Lamezia Terme, e sono stragi che rappresentano le colpe e i motivi di questo paese, che alle volte vuole essere isola, ma isola non è. Non possiamo più, ecco, tentare di confinarlo. Io volevo, no, in qualche maniera avvolgere Via D'Amelio con un filo di seta. Ma non è possibile, allora dobbiamo cercare anche ho tentato attraverso la penna di creare un orizzonte, quindi di aprire, di fare in modo che questo paese possa muoversi così come voleva Paolo Borsellino, che attraverso il suo sacrificio ci ha permesso di camminare con le nostre gambe. Attraverso questo libro che tu hai scritto hai mandato un messaggio veramente molto ma molto bello a quelli che evidentemente ti leggeranno e ti seguiranno in questa intervista, ma la domanda che mi viene spontanea: come nasce in te l'idea di scrivere su Paolo Borsellino? Che cosa ti ha spinto a scrivere? Sicuramente i miei studi. Io studio la giurisprudenza, però mi ha sempre appassionata, mi sono abituata alla lettura di diversi saggi di mafia. Uno dei primi è stato Cose di Cosa Nostra di Padovani, Giovanni Falcone, devo dire che la storia di Paolo Borsellino, dei suoi ragazzi, dei ragazzi della scorta che hanno dei nomi, pensiamo ad Emanuele, a Claudio Traina, sono stati, ecco, non solo un input, però volevo fare la mia parte, nel mio piccolo, volevo, come dire, svuotare il mare con un secchiello. È stato questo. Paolo è stata la mia stella, che spero possa illuminare non soltanto il mio cammino, perché una luce si condivide, ed io spero di condividerla, questa passione, attraverso questo libro e poi attraverso il lavoro, il mio lavoro, ci mettiamo a disposizione, insomma. Complimenti veramente di cuore, continua su questo percorso. Grazie, grazie. Abbiamo pochi minuti fa parlato e mandato i saluti doverosi al nostro ragioniere Bruno Giuliano, che tra l'altro è presidente di Ali sul Mediterraneo.
lui vuole chiamato presidente onorario, e noi lo diciamo. E adesso quale cosa più bella poteva capitare, sempre in questa splendida location, se non quella di incontrare la nostra avvocato Renata Giuliano, è proprio a fianco a me. Loro non ci credono perché è sparita dalla circolazione. Cara Renata, benvenuta, come stai intanto? Ciao Renato, buonasera a tutti e bentrovati cari amici telespettatori di STV. Va tutto bene, siamo questa sera in questa location dell'Osteria delle Memorie per questa serata, questa cena d'autore dove ci stiamo confrontando con varie personalità, varie persone, con tante persone che sono interessate alla cultura, e quindi c'è un ambiente veramente bello, interessante, ci sono degli scambi culturali molto molto belli, e quindi è stato anche una sorpresa per me trovare il nostro Renato con Christian, che saluto dietro la telecamera. E niente, insomma, speriamo di proseguire con questa serata in maniera veramente piacevole, di dare anche ai nostri telespettatori a casa come dire, un'idea di quello che stiamo vivendo noi qui di persona. Sì, altrettanto io mi unisco a quello che tu hai appena detto, do merito sicuramente a Cristina e a Nico, che sono gli artefici di questa serata organizzata veramente in grande stile. Però a me fa piacere adesso farti una domanda, lasciando da parte tutto il resto: ma STV per te è una parentesi chiusa oppure tornerai? Dai, non ci sente nessuno. E Renato mi prende sempre alla sprovvista, cerca. No, vabbè, non è una parentesi chiusa. Diciamo che adesso sto seguendo altri progetti personali e lavorativi, quindi necessariamente mi sono presa una pausa, ma tornerò in qualche modo, comunque sicuramente sia come ospite, che spero più in là in qualche altra trasmissione, qualche progetto, ma non mettiamo, diciamo, ipoteche sul futuro. Saluto tutta la famiglia di STV, anche voi mi mancate, spero di poter tornare presto, e ti saluto con grande affetto tutti i telespettatori, e ringrazio anch'io Nico e Cristina per questa serata. L'ha promesso in diretta, l'aspettiamo. Ho promesso di tornare, ma non so quando. Grazie a tutti. Ciao Renata, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Sì, ci è voluto un po' di tempo, però finalmente ci siamo, ce l'abbiamo al nostro fianco. Sto parlando del professore Nico Serratore, anima di questo Ali sul Mediterraneo, insieme alla sua gentile consorte che abbiamo appena sentito. Nico, intanto benvenuto e grazie. No, grazie a voi per essere qui, visto che vi occupate anche di cultura, e questa è una cosa bella, perché per cambiare la Calabria in meglio c'è bisogno di una piattaforma culturale, quindi innanzitutto grazie a voi, ecco. In questo i maestri siete voi, anche perché lo abbiamo avuto modo di seguirvi in altre situazioni che voi avete egregiamente organizzato, e questa sera invece parliamo di cena d'autore. Qualcosa l'ha già accennata la tua gentile consorte, però vorrei che tu aggiungessi a questa organizzazione, appunto, che ci vede in questa sala e in questa location. Beh, la cena d'autore è una tappa, ovviamente c'è Ali sul Mediterraneo che parte a gennaio e poi dura tutto l'anno. Ogni anno proponiamo degli eventi particolari, come il gemellaggio con le città culturali come Matera, Palermo, Napoli, cortei culturali, presentazioni di libri, ecco. E la cena d'autore quest'anno torna, perché non possiamo fare tutto in contemporanea, no? Quest'anno torna perché è stata chiesta a gran voce una cena d'autore che rappresenta una novità assoluta per tutta la regione. Troviamo delle cene d'autori qualche volta a Milano, a Firenze, ma soprattutto nelle città europee, ecco. E quindi che cos'è questa cena d'autore? Una cena d'autore è mentre si mangia, mentre c'è questo percorso, diciamo, enogastronomico, c'è la possibilità di ascoltare scrittori, di ascoltare artisti, di fare una carrellata come questi quadri, no? Del maestro Catanzaro, una carrellata tra l'arte, e poi alla fine un concerto di Daniele Fabio, che stasera verrà premiato come premio Ali sul Mediterraneo per la cultura musicale. Ecco, quindi tutto questo insieme di tematiche culturali all'interno di una cena. Speriamo che possiamo essere, diciamo, tra virgolette, come degli influencer, e quindi suggerire a tutte le comunità della Calabria questo tipo di esperimento, perché funziona. Infatti questa sera abbiamo un sold out, tutto esaurito.
Sicuramente è così, noi ve lo confermiamo perché ci siamo proprio dentro, però io so che il nostro professore Nico insieme alla sua gentilissima consorte finiscono questa serata, ma già hanno il progetto per il prossimo che è già da domani. Sì, perché subito dopo la cena d'autore la Commissione Scientifico-Culturale si incontra per parlare di Ali sul Mediterraneo 2022, quindi la nona edizione, quindi stiamo quasi per festeggiare 10 anni di attività. E speriamo di aver cambiato in meglio questa regione con tutte queste tappe culturali. Posso dire che ci siete veramente riuscite e ti faccio ancora una volta un in bocca al lupo a De Maiora sempre, va bene prof? Grazie, grazie e buon divertimento a tutti. E adesso è arrivato finalmente il padrone di casa, intendo dire il dottor Vincenzo Serrao, che è sindaco del comune di Curinga, che evidentemente è ben lieto di essere presente a questa cena d'autore organizzata da Ali sul Mediterraneo, dal nostro professore Nico Serratore e dalla sua gentile consorte Cristina Medaglia. È così sindaco, benvenuto. Sì, è vero, è verissimo, sono contentissimo ed onorato di ospitare nel mio comune, in una location meravigliosa, questa iniziativa. È un'iniziativa culturale che è già data da tempo e che Curinga stasera ne è protagonista. Ripeto, è un'iniziativa che ha un grande senso perché riesce ad abbinare l'enogastronomia con autori di eccellenza nelle varie arti, cioè ci sono scrittori, ci sono poeti, ci sono pittori, c'è l'arte in generale che si unisce con questo patrimonio alimentare, se possiamo volgarmente chiamarlo, della nostra terra. La cultura è la vita di ogni comunità e la vita anche del mio paese, quindi ripeto, l'onore è ancora più grande perché ne sono entusiasta di questa iniziativa. Quindi un plauso veramente a questa associazione Ali sul Mediterraneo che ormai si spende a 360 gradi non da oggi per mandare questo messaggio importante non solo per Curinga ma per i calabresi tutti. Infatti già il termine Ali sul Mediterraneo vuol dire che ha la voglia, la preoccupazione di abbracciare tutto il mondo che ci circonda, quindi è un premio che ha una valenza internazionale, infatti loro, gli autori, riescono ad entrare negli ambiti di altre nazioni, mi diceva prima l'organizzatore, e questo è molto importante perché Curinga, la Calabria, non è un luogo piccolo, è un luogo che si deve aprire al mondo. Sindaco, la ringrazio, buon lavoro, grazie in bocca al lupo per la sua Curinga. Grazie a lei. Grazie. Adesso in questo preciso momento ci raggiunge il direttore Caritas Diocesi di Lamezia Terme, il nostro Don Fabio Stanizzo, che noi vediamo ancora una volta con immenso piacere questa sera qui a Curinga. Benvenuto intanto, Don Fabio. Grazie di cuore. Un piacere incontrarvi a voi e ai nostri telespettatori, con immenso piacere, sempre una gioia vedervi, soprattutto questa sera in questa occasione così particolare, questa serata di arte e di cultura. Arte e cultura che è Ali sul Mediterraneo, nelle persone del professore Nico, della stilista sua moglie Cristina, riescono a mandare avanti e a portare avanti in un modo veramente egregio da moltissimo tempo, è così Don Fabio? Sì, è così, infatti sono il loro parroco, loro sono di San Pietro, Nico e Cristina portano avanti questa manifestazione Ali sul Mediterraneo, che è qualcosa di veramente importante per il nostro territorio, soprattutto in questo periodo così difficile, dove ci troviamo in un momento di disorientamento, di paura, di frammentazione. Quindi questi momenti di arte, di cultura, dove si coniugano questi rapporti, queste relazioni, questi incontri, sono dei momenti di speranza, dove uniscono la passione, la professionalità, ma tante persone che desiderano stare insieme e promuovere questi momenti di arte e di cultura, nello stare insieme e soprattutto nel portare avanti questi autori locali e non solo, che ci donano, ci consegnano ogni volta
e tanti interrogativi, ci consegnano tante opere belle dove noi dobbiamo poi dedicare del tempo per leggere, per attualizzare poi nella nostra vita. A chiudere, approfitto della presenza di Don Fabio perché so che c'è un bel progetto che la diocesi di Lamezia Terme sta portando avanti e lui sicuramente è l'artefice. E non so a quale progetto ti riferisce. C'è un'apertura di una mensa e così mi hanno riferito bene, sì, Don Fabio. Ci auguriamo che nel mese di dicembre, ecco, non posso dare una data, ma tra l'Immacolata e Natale, questo lo posso garantire. E sposteremo la mensa dai locali della Chiesa della Pietà al complesso interparrocchiale San Benedetto, questi locali che sono stati destinati anche alla mensa diocesana della Caritas. Quindi stiamo lavorando tanto con l'aiuto di tante persone, donne, uomini, giovani che ci stanno aiutando, si stanno impegnando. Quindi l'invito lo rivolgo, ecco, colgo l'occasione, a tutte le persone, i giovani, gli adulti che desiderano anche mettere a disposizione delle ore del loro tempo. Ecco, doniamo del nostro tempo alle persone che hanno bisogno. Quindi la Caritas è aperta ogni giorno, i nostri uffici, il nostro numero di telefono, per chiunque desidera mettersi in gioco, offrire o se ha bisogno di noi, ecco, noi non esitate a contattarci. Buon lavoro, a De Maiore sempre, Don Fabio. Grazie, grazie, buona serata. Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le mani, con la testa e con il cuore è un artista. Firmato San Francesco d'Assisi. Allora io vorrei, se si può alzare, perché altrimenti poi non la vedo, no? Greta, l'assessore agli affari generali del comune di Tropea. Sì, puoi venire qua un attimo? Perché uno dice, ma che cosa c'entra Greta? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Dice, ma perché siamo vicini di, no, di tavolo, siamo nello stesso tavolo? No, perché? 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 Diciamo il perché. Sveliamo il perché, che forse nemmeno Ernesto sa. Lo sai? Vediamo? Non lo posso dire, lo voglio lasciare a te. Sì. Una sorpresa? Guardami negli occhi, lo sai sicuro o quasi? Vediamo? Quasi, quasi. Allora, Ernesto Alecci aveva raccolto il massimo punteggio per il premio Ali sul Mediterraneo subito dopo il comune e l'amministrazione di Tropea. Quindi un applauso, un applauso. Ecco, l'assessore Greta dice mi dispiace, quindi. Però che cosa succede? Che questo premio ancora rimane caldo, bolle, quindi chissà che cosa succede il prossimo anno, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Ecco perché abbiamo due luoghi simbolo di eccellenza, no? Simbolo di eccellenza. Il Mar Ionio e il Mar Tirreno, due simboli che possono fare da esempio per molti altri comuni. Tu vuoi dire qualcosa prima della poesia? No. O vuoi dire meglio la poesia? No, io quello che volevo dire è che sono sicuramente due, scusate la voce ma sono un po' raffreddato, sono sicuramente due eccellenze, ma anche tutto ciò che sta in mezzo è un'eccellenza, perché prima la Calabria è tutta bella, dal mare fino all'entroterra, quindi dobbiamo avere la capacità di collaborare. Infatti io proposi, e mo lo rilancio, a Giovanni, a Nino, al sindaco di Tropea, di fare un gemellaggio, ed eravamo pronti per gemellare Soverato e Tropea, no? Superando i campanilismi. Tant'è vero che io ogni tanto passo qualche giornata, lo stavo raccontando, a Tropea, perché per me è un luogo magnifico, bellissimo. Quindi se riusciamo i calabresi a mettere da parte, no, un po' l'invidia e a lavorare insieme, sicuramente avremo dei risultati migliori. Quindi chiamateci, perché noi, no, siamo fautori di gemellaggi culturali, poi se diventano anche istituzionalizzati meglio ancora. Poi se il vino è buono come sembra, alla fine canto una canzone. Oh, ragazzi, questo non è, questo è lo scoop della sera. Ernesto Alecci, song. Song, iniziamo con la poesia. Ci sono solo due giorni dell'anno in cui non puoi far niente. Uno, in Calabria diciamo ci sono tanti giorni in cui non si fa nulla, però diciamo che uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere.
Bellissimo, Dalai Lama. Buonasera a tutti innanzitutto e buonasera a tutti gli ospiti che sono qui. Per me è un piacere e un onore essere qui stasera con voi. Anzi, grazie, grazie, grazie di tutto. Volete che passo? Ditemi. Allora, vogliamo sentire la tua voce proprio da Radio DJ come contributo poetico e poi ci devi dire qualche altra cosa. Va benissimo. Allora, dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Mahatma Gandhi. Ottimo, ottimo. Commissario culturale, ma questa sera è nelle vesti di designer. Ok? Chiamiamo Teresa Spanò. Se esiste il premio Alice nel Mediterraneo, qualcuno lo costruisce, qualcuno lo realizza. Brava Teresa! Bravissime, complimenti. Un profondo senso di gratitudine per aver scelto di realizzare un'opera d'arte per omaggiare il premio Alice nel Mediterraneo 2021. Testimonianza di voler volare insieme sempre più in alto. Siamo molto più di ciò che crediamo. Complimenti. Allora, una foto con Patrizia Maiello, il sindaco, una foto. Di là, di là. Che guardi in mezzo. Di qua, dai. Qui, lì c'è la TV, qui ci sono i social, lì ci sono le foto. Ci deve raccontare qualcosa. Sì. Allora, ora Patrizia Maiello ti farà una domanda e una seconda. Una domanda la farà, ti devi inventare una domanda per la persona. Allora facciamola consegnare dal sindaco. Sindaco. Spiegacelo un po'. Allora, innanzitutto ho avuto l'appoggio già dall'inizio dell'intera commissione, perché io ho fatto una proposta, avevo piacere di fare un omaggio che venisse dalle mie mani e la commissione è stata immediatamente entusiasta, mi hanno anche guidato, mi hanno consigliato e niente, abbiamo voluto realizzare la Calabria con i due nostri mari, Ionio e Tirreno, e perché viene sempre poco rappresentata e quindi noi la volevamo proprio dare nelle mani dei premiati, portare un pezzo di Calabria nelle mani di tutti loro. Grazie davvero. Il sindaco di Soverato ha una domanda. Lo so, facciamo una domanda. Il legno utilizzato è stato ricercato per un motivo particolare? Allora abbiamo utilizzato legno di abete e di betulla, che sono due legni che diciamo sono forse poco nobili ma sono ecologici, in particolare ci teniamo sempre all'ambiente e quindi abbiamo utilizzato questo. Ma potremmo aggiungere, Nicola, un po' d'ulivo, perché poi sennò il sindaco dice anche la Allora propongo di aggiungere anche un po' d'olio. Lo abbiamo scartato solo perché è un materiale un po' particolare da reperire, però l'idea iniziale è stata questa. È stata complimenti perché in Calabria tutti pensiamo che le università o gli studi portino sempre verso gli stessi percorsi, soprattutto per i ragazzi, e quindi abbiamo tot numero di laureati sempre nelle stesse materie. Invece quando ci trovano delle persone che riescono ad emergere, che vogliono emergere anche in settori, in materie differenti, spesso i genitori li guardano con diffidenza, e invece la dimostrazione è che quando c'è talento e c'è arte va incentivato e va favorito, quindi complimenti a tutti quei ragazzi che hanno il coraggio di percorrere delle strade che scelgono loro e non che spesso vengono suggerite in maniera non troppo semplicistica dai genitori, quindi brava per questo coraggio e per la tua attività. È andato bene, no? Il suo, me lo stavo portando. Me lo riprendo. Abbiamo un riconoscimento. Se sta migliorando San Pietro a Maida come estetica, grazie alle azioni dell'amministrazione comunale di San Pietro a Maida, sta migliorando sempre di più. Ma c'è una cosa particolare, oltre i cartelloni, le classiche segnaletiche marroni turistiche che ci riempiono il cuore, perché ogni posto può essere turistico, no? Se viene valorizzata la sua ogni specificità. A San Pietro a Maida però ci sono delle serrande,
delle serrande artistiche. L'idea era partita dal presidente onorario Bruno Giuliano, ma realizzate da chi? Vi siete chiesti mai da chi? Qualcuno lo sa, qualcuno no, e magari lo scopriamo stasera. Ma prima di chiamarlo vorrei qui il sindaco, no, perché noi facciamo così, quello di San Pietro deve premiare quelli di fuori premiano quelli di San Pietro. Quindi l'avvocato Giampaccio lo conserviamo per dopo. Quindi ora chiamo il sindaco di Curinga, il dottor Vincenzo Serrao, e il rappresentante di Lega Ambiente Gianni Arena, che è fuori. Allora premierà l'altro. Allora vogliamo qui... la maestra Elena Andricciola, commissario culturale e rappresentanza di Slow Food, quindi un'istituzione, il sindaco di Curinga e un membro dell'associazionismo nazionale ed internazionale come il grande Slow Food, che premia per la ricercatezza delle sue opere d'arte che abbiamo visto qui prima della cena. Un applauso all'artista Bruno Catanzaro. Allora, facciamo che legge Elena Andricciola e consegna il sindaco Serrao. Allora, al pittore Bruno Catanzaro, onorati di averla avuta tra noi alla cena d'autore e per aver condiviso col nostro pubblico le sue splendide opere. Testimonianza di voler volare insieme sempre più in alto. Siamo molto più di ciò che crediamo. Devo dire che sono molto riconoscente a Bruno Giuliano, perché onestamente è tutto merito suo. No, ma noi abbiamo visto. Però io non ci credevo, forse non ci credevo nemmeno. Comunque ci ho tentato e adesso sembra fare una passeggiata. Lui sta parlando delle serrande, per chi non lo sa, a San Pietro a Maida abbiamo fatto un recupero delle serrande valorizzando il nostro territorio con delle immagini che rappresentano la nostra agricoltura, giusto? E quindi tutto San Pietro... Devo dire che anche c'è stata una scoperta. Ciminiera, guardando queste serrande, possiamo dire, ha fatto una, diciamo, un'intervista e poi hanno commentato le mie opere, non solo le serrande, ma ci sono anche quelle. Ci sono anche quelle. Di là ci sono le, invece le opere meravigliose. È un tratto proprio che caratterizzano le vie del paese, bellissimo, veramente. Ah, speriamo di farlo. Sì, facciamole, facciamole tutte. Perfetto. Un'impronta un po' diversa al paese. Bravo, bravo. Personalità, identità. Identità, identità. Io mi devo complimentare per un altro motivo, perché ha contagiato anche Curinga. Infatti io sono rimasto stupefatto e contento e speriamo di fare cose belle insieme. Li facciamo. Ok, complimenti. Bravo al nostro la serata sta andando benissimo, siccome abbiamo fatto tanti applausi un po' a tutti, li facciamo anche all'organizzazione Aliante Mediterraneo, lo facciamo perché è una serata culturale a 360 gradi, arte, musica, lettura. Parleremo di ambiente, quindi divertimento, diceva il direttore artistico Cristina, no? Quindi attraverso la cultura ci si diverte davvero tanto. Io respiro aria di Calabria questa sera, è stato detto anche precedentemente, abbiamo Tropea, Soverato, quindi la bellezza turistica, Slow Food, la tipicità, mi sento anche a casa. Non solo perché siamo in questo posto che conosciamo bene, e quindi complimenti per la tipicità e prodotti a chilometro zero, anche per il vino, ok?
quindi viva. Complimenti a voi, veramente. Peraltro abbiamo avuto modo di interloquire anche con Greta, e da cosa nasce cosa? Veramente importante anche questo passaggio, quindi ci stiamo organizzando. E poi volevo anche salutare il nostro consigliere regionale che, come al solito, dibatte su concetti importanti, è vero. Cioè il fatto della non bisogna avere competizione, ma tutti quanti per il medesimo fine della grandezza regionale. Io questo voglio pensare questa sera. Grazie all'assessore, ecco, mi piace, rubo questa parola. Pensiamo tutti alla grandezza regionale, no? Quindi pensare a questa Calabria più forte, questa Calabria all'ennesima potenza, questa Calabria che deve ancora tirare fuori tutto il suo potenziale culturale, umano, ma anche ambientale. Gianni Arena. Sì, no, indubbiamente è un aspetto che deve tornare certamente alla ribalta anche questo, no? Perché da qualche anno che finalmente si scoprono le bellezze della Calabria, cose che c'erano già ma che qualcuno faceva finta di non vedere. Hanno cercato di affibbiarci di tutto, dall'industria impossibile ai servizi improponibili, quando noi in realtà avevamo già tutto senza saperlo. Ecco, siccome adesso abbiamo cominciato a saperlo e a conoscerlo, allora vorremmo che tutte queste altre cose che ci vogliono dare gli altri ce le potessero tenere, insomma. Un'altra Sirre non la vogliamo. Vogliamo soltanto che vengano investite delle risorse per il turismo, per quello sostenibile, per riscoprire la montagna, per riscoprire i nostri borghi, Tropea. Tropea è meravigliosa, ma insieme a Tropea ce ne sono centinaia di altri posti in Calabria che sono, non dico altrettanto belli, ma che possono rappresentare certamente un'occasione di sviluppo per la regione. E allora ecco, io ti ringrazio di questa serata, ti ringrazio perché le associazioni come le tue sono quelle che ci consentono di incontrarci. E da che mondo è mondo parlare, scambiarsi le proprie opinioni, scambiarsi le proprie idee con persone giovani. Vedo Ernesto Alecci, che è un caro amico che è diventato consigliere regionale, Mimmo Giampà, insomma sono tutte persone, c'è anche il sindaco di Curinga, ma diciamo che ormai lui è sulla strada della... No, scherzo, per fortuna non mi sento. Però per dire, ecco, noi dobbiamo investire su questi nostri talenti, perché siamo pieni di talenti e i nostri talenti purtroppo sono costretti ad andare fuori per trovare il giusto spazio che meritano. Allora ecco, noi li dobbiamo individuare, li dobbiamo trattenere, li dobbiamo incentivare a rimanere, perché questo è il posto dove si può costruire un futuro degno di questo nome per le generazioni che verranno, anche e soprattutto sotto il profilo ambientale, della tutela del territorio e della salvaguardia dell'ambiente che è meraviglioso che abbiamo. Perché il turismo non è soltanto 3 mesi all'anno e né 4, ma può essere veramente 12 su 12, quindi condivido pienamente quanto veramente ha detto. Graziella, che oltre ad essere una... anche ritrattista, italianista, ha suonato in band indipendenti per le quali ha composto e pubblicato i testi delle canzoni e collaborato con riviste freelance online per cui ha scritto recensioni musicali, interviste e live report, Le Stelle Salenti e la sua prima pubblicazione. Quindi una scrittrice emergente, tantissimi complimenti, sì, ora te la faccio leggere, ora ti faccio un attimo, ti leggiamo insieme. Allora, Ali sul Mediterraneo, finalista Ali sul Mediterraneo 2021, Graziella Ferrise, Le Stelle Salenti, un romanzo sul potere del cambiamento che parte da se stessi. Complimenti. C'è questa frase bellissima, la devo dire, è che le stelle possono salire anziché cadere. Da Pelle d'Oca, grazie. È un libro che va assolutissimamente letto. Vi invito, chi non l'ha già fatto, se avete piacere, di
di acquistarlo, ne abbiamo delle copie di là, perché è un bel viaggio, vero Graziella? Dici qualcosa. Allora, innanzitutto vi dico che la mia madrina, cioè l'iniziatrice di questo mio viaggio, è proprio Cristina Medaglia, quindi a lei che rivolgo il mio grazie. Perché quando le ho detto di avere un libro, cui tenevo moltissimo, un manoscritto nel cassetto, lei mi ha detto, cioè cosa ci fai in quel cassetto, lo devi assolutamente pubblicare. Quindi mi ha dato la forza per crederci, e proprio come racconta il mio libro, quando noi crediamo fortemente, intensamente in qualcosa, riusciamo a realizzarla. Quindi un po' quel desiderio che noi esprimiamo sotto il cielo stellato, quando le stelle cadono, anziché farle cadere, io ho preferito farle salire e cercare di realizzare il mio sogno. Quindi a lei tutta la mia gratitudine. No, hai fatto moltissimo, eh. Diamo a Cristina quel che è di Cristina. Grazie per questa domanda. Il libro parla di Alessia, una ragazza trentenne meridionale che ha tanti sogni nel cassetto, però reduce da un'educazione che le ha tarpato molto le ali, perché vive in un ambiente familiare disfunzionale, quindi Alessia è diventata una codipendente. Suo padre gioca d'azzardo, e quindi un dipendente da gioco d'azzardo patologico, e lei è cresciuta con questa codipendenza che si è insinuata in modo molto subdolo e invisibile nella sua vita, cioè come dipendenza affettiva dalle relazioni. Quando una donna è dipendente affettiva diventa vittima di personaggi, non parlo di uomini, ma di personaggi che possono anche abusare di lei, delle sue debolezze, della sua fragilità. E in realtà si tratta proprio di delicatezza, a volte questa sensibilità, questa fragilità viene scambiata per una debolezza di cui si può abusare, ma non c'è niente di più sbagliato. È un aggravante, ecco, abusare di una persona estremamente sensibile come Alessia. Quindi parla un po' del mondo dei manipolatori narcisisti, del mondo della dipendenza e della codipendenza soprattutto, ma anche di un mondo parallelo e interconnesso, anzi, in cui si muovono delle persone che tendono ad illuminare quegli amici che incontrano sul loro percorso mai per caso. Quindi Alessia ha la fortuna, l'universo le dà questo dono, un universo che è per tutti molto compassionevole, di farle conoscere delle persone che praticano una filosofia di vita incentrata sul rispetto, sulla creazione di valore, e che le insegnano un modo nuovo e alternativo di vivere, e cioè quello di credere proprio in se stessa, nelle proprie capacità. E piano piano lei riesce ad emergere come il fiore di loto dalla melma, in tutto il suo profumo, in tutto il suo splendore, e a trovare proprio il suo cammino stellare. Diventa la supernova di se stessa Alessia in questo romanzo, che quindi è un inno per uomini e donne a cercare la consapevolezza e soprattutto il rispetto reciproco nelle relazioni. Che fortuna gli alunni con me. Siamo d'accordo, sì, sì. No, no, sono io la fortunata, perché cioè, impariamo più noi docenti dagli alunni che loro da noi. Grazie. Grazie ancora, un applauso alla nostra scrittrice. Grazie Graziella, grazie. Il prossimo grande personaggio è in attesa della preparazione di questo momento così particolare, un ultimo contributo musicale da parte della rappresentante della compagnia di Via Bologna, Antonio Manduca. Contributo poetico. E stiamo arrivando a uno dei momenti clou della serata, e quindi facciamo un'introduzione a questo momento clou con un grande attore. Troppo gentile. Qualunque fiore tu sia, quando verrà il tuo tempo sboccerai.
prima di allora una lunga e fredda notte dovrai passare. Anche dai sogni della notte trarrai forza e nutrimento. Perciò sii paziente verso quanto ti accade e curati e amati senza paragonarti o voler essere un altro fiore. Perché non esiste fiore migliore di quello che si apre nella pienezza di ciò che è. E quando ciò accadrà, potrai scoprire che andavi sognando di essere un fiore che aveva da fiorire. Dai Sacco Ikeda. Bellissimo. Collaborando con grandissimi musicisti, perché l'umiltà è una delle prime cose per diventare grandi, e per lui forse l'etichetta di grandissimo. Un grandissimo quindi applauso al meraviglioso compositore e chitarrista Daniele Fabio. Ci abbiamo il microfono, esatto. Direttrice, facciamo due parole prime o iniziamo con la musica? Due parole prime. Io penso che siamo tutti molto onorati e non vediamo l'ora di sentire le tue mani volare. Faccio emozionare come sempre. Grazie mille, sì, io direi di passare alla musica. E vorrei iniziare con un brano che mi ha fatto incontrare, diciamo, con il quale ci siamo incontrati con Ali sul Mediterraneo, che risale a 3 anni fa. Io stavo presentando il mio primo disco da solista e il primo brano a Chiosco di Lamezia che presentai fu proprio Motus, un brano di mia composizione che quest'anno è stato pubblicato dalla Curci, quindi ho l'onore e il piacere che sia suonato un po' in tutto il mondo. Mi arrivano video sia dall'Oriente, dall'Europa, che questo brano sta entrando nel repertorio anche dei conservatori, quindi viene portato come tesi di laurea. E ve lo voglio proporre, quindi questa è Motus, che in latino vuol dire emozione, come la mia emozione di essere qui stasera. Bravo! Grande. Thank you.
colonna sonora, tutte le colonne sonore per un documentario, un bellissimo documentario secondo me su un'altra eccellenza calabrese che è la comunità di Camini, dove si è creato un centro di accoglienza per i profughi e anche per gente che vive veramente delle situazioni drammatiche, creando dell'occupazione, quindi insegnando dei mestieri e creando un giro di imprenditoria intorno al lavoro di queste persone. È stato fatto un documentario, è stato presentato a diversi festival internazionali, quindi hanno conosciuto la nostra Calabria in un volto nuovo, sia di occupazione che di accoglienza. Io sono stato onorato di scrivere le colonne sonore. Una di queste, nello specifico, si chiama Mediterranean Secrets, quindi penso sia perfetta per questa. Perfetta. Grazie. Bravissimo, emozione pura stasera grazie a Daniele Fabio, alla sua arte nelle mani, quindi visto Ali sul Mediterraneo ci ha fatto volare e questo è quello che vogliamo sentire, ecco, quindi mi fa piacere che c'è una rappresentanza, diciamo, delle scuole ma anche delle istituzioni, chissà, quindi ricordatevi di Daniele Fabio quando, no, si costruiscono i programmi estivi, natalizi, culturali. Ricordiamoci del grande Daniele Fabio, il sindaco, l'avvocato Domenico Giampà. Consegniamo il premio a Domenico Giampà e la lettura alla direttrice artistica. Cultura della musica. Per aver fatto della sua vita una meravigliosa scintilla musicale,
per aver regalato attraverso le sue opere emozioni infinite che sussurrano l'autentico, per aver segnato tra le note del suo pentagramma un elevato senso di ricerca, sperimentazione e gioia, per essere simbolo, esempio e motivazione per le nuove generazioni, per aver scelto fino in fondo di essere concreto come i sognatori. Daniele Fabbri. Una foto, per favore. Grazie, Demo. Certo. Buonasera a tutti, cosa dire, è stato detto, è stato recitato, è stato suonato, insomma si mangia bene, quindi veramente poco da dire, se non ringraziare Cristina, Nico, Bruno, per quanto riguarda l'associazione, ma tutti presenti. Io darei un titolo, dove Nico, che Nico è sempre quello, vieni qua, che è quello fantasioso, insomma. Allora a me viene in mente un titolo per la serata di stasera, è Bellezza senza confini. Perché comunque la bellezza è la matrice principale, perché comunque dove c'è arte c'è il bello, indubbiamente. L'arte è la ricerca del bello, quindi, e comunque sotto ogni forma abbiamo ricercato e abbiamo ottenuto il bello questa sera. E poi l'altro messaggio, che comunque si parlava prima di Calabria, si parlava di turismo, si parlava di realtà territoriali, che non c'entrano i confini. Il bello non conosce confini, e spesso noi ci siamo messi dei confini concettuali, ideologici, insomma, no, che poi sono diventati muri, invece noi i muri li dobbiamo abbattere, non devono esserci invidie territoriali, non devono essere invidie per quello che fa l'altro, insomma, l'unico modo per cercare di fare un salto in avanti è quello di essere uniti, insomma, oltre i confini, alla ricerca della bellezza, quindi c'è poco da dire se non quello che è stato detto finora, e andiamo avanti così, poi complimenti a voi, penso che ci sia anche voglia di stare insieme dopo questa maledetta pandemia, avevamo perso anche il piacere di stare insieme in una comitiva, in un ristorante, a mangiare una pizza, insomma, quindi c'è anche questa riscoperta piacevole, insomma, un altro messaggio importante, cerchiamo di essere migliori per quello che abbiamo passato, altrimenti ci abbiamo capito meglio. Ok, grazie. Grazie, un buon inizio per una bellezza senza confini. Che il nostro sindaco anche lui suona, ma non è... Allora, io suono, ma non suono, strimpello che è diverso. Strimpellare è sacro. No, ma diciamo che la notizia di stasera è il mio consigliere regionale che ci canti, io non me ne vado se non lo sento cantare. Questo lo faccio prima. Se il vino è buono. Se il vino è buono. Sì, amici, siamo nel finale di questa meravigliosa cena d'autore organizzata dalle Ali sul Mediterraneo. Per quanto mi riguarda ho un piacere immenso nel potervi annunciare la presenza questa sera qui in questa meravigliosa location dell'avvocato Domenico Giampà, sindaco di San Pietro a Maida. È qui al mio fianco, benvenuto sindaco, intanto come stai? Tutto bene, grazie, sempre un piacere, bentornati a voi. Grazie, stiamo assistendo veramente a qualcosa di meraviglioso, come ho appena detto, e credo che bisogna fare un plauso sia al professore Nico e alla sua gentilissima consorte Cristina per aver organizzato tutto questo, che mi pare stia incontrando veramente il consenso di tutti i presenti, e così me lo confermi? Ma sì, una serata meravigliosa, apprezzatissima, con veramente un reale profondo coinvolgimento all'insegna dell'arte, all'insegna anche di tutto quello che questa associazione fa durante l'anno. Eravamo abituati a questa rassegna estiva, oggi andiamo avanti anche, diciamo, verso l'inverno, però il tema è sempre quello, persone che innanzitutto si stimano, che sono apprezzate nei campi in cui si impegnano e che sono uniti da un filone importante che è quello della cultura. Cultura, sì, infatti tantissimi artisti sono stati protagonisti e premiati appunto dall'associazione Ali sul Mediterraneo, però poco fa abbiamo assistito anche a una meravigliosa performance di Daniele Fabbri, che ci ha fatto ascoltare veramente con la sua meravigliosa voce, con la sua splendida chitarra, dei brani che tutti quanti abbiamo gradito. Sì, veramente uno spettacolo da brividi, abbiamo avuto anche questa occasione importante di ascoltare un live veramente eccezionale da parte di un artista veramente fantastico, che è un artista calabrese, quindi da questo punto di vista viva la Calabria e tutte le sue bellezze e tutti i suoi grandi artisti.
Sindaco, mettiamo da parte un attimo questa meravigliosa serata che stiamo vivendo insieme tutti quelli che siamo qui in questa location e andiamo a San Pietro a Maida. I progetti, la pandemia sembra e speriamo che sia così, ci sta abbandonando. Cosa pensiamo per il prossimo futuro di San Pietro a Maida? Torniamo alla normalità, speriamo di poter tornare alla normalità e quindi si riparte con quelle che sono le opere in cantiere che sono rimaste in sospeso che vogliamo portare avanti, si parte col miglioramento dei servizi e si parte soprattutto con la promozione del territorio, quello in cui noi abbiamo sempre creduto, perché comunque le opere e i servizi, se non diventano poi importanti in un territorio che sa accogliere, non servono a nulla. Quindi torniamo alla normalità e sicuramente sono sicuro che ci rivedremo. Ci rivedremo, se non altro perché abbiamo un impegno ormai fissato, la storia di San Pietro a Maida, e mi auguro che al più presto si possa fare nella trasmissione. Io mi ricordo. Io già dico presente sin da ora, quindi quando mi chiamate ci sarò con il massimo piacere. Grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Sì, ci ha appena raggiunto l'onorevole Ernesto Alecci, già sindaco di Soverato e oggi consigliere regionale, e noi intanto gli facciamo tanti tanti cari auguri per questa nuova avventura, così come dice lui, e poi per sentire un po' il suo commento su questa meravigliosa serata che stiamo vivendo qui attraverso l'organizzazione ALI sul Mediterraneo, cena d'autore. Benvenuti e ancora auguri. Grazie tante, sì, partecipo volentieri, ringrazio l'associazione ALI sul Mediterraneo per questa bella serata conviviale che unisce la cultura, insomma, appunto con il piacere dello stare assieme a tavola. È un'associazione che riesce a mettere insieme tra i suoi soci, ma soprattutto tra i suoi ospiti e invitati, tante eccellenze calabresi, dalla poesia, dalla scrittura, dalla musica. Quindi questo sottolinea ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, le eccellenze e le qualità che noi calabresi abbiamo, che però purtroppo molto spesso non riusciamo ad esprimere nel migliore dei modi, soprattutto all'interno della nostra regione. Poi quando andiamo fuori regione siamo sempre i primi in tutto, in regione ogni tanto questo lo dimentichiamo, quindi benvengano serate come queste che ce lo ricordano. Onorevole, l'abbiamo appena detto, sta per iniziare un'avventura che evidentemente la vedrà da protagonista in questo Consiglio regionale. Cosa si sente di dire ai tantissimi cittadini che evidentemente le hanno dato fiducia, le hanno dato il voto e quindi si aspettano da lei sicuramente grandi cose? Sì, quello che dico è che chiaramente questo Consiglio regionale si troverà davanti delle sfide importanti in materie, e non voglio ripetermi su temi che ormai in questi giorni sono dibattuti da tanti, quindi dalla sanità al lavoro, all'ambiente, ma quello che io dico sempre è che il vero cambiamento ci sarà solo quando tutti quanti i calabresi, non solo chi fa politica ma anche i singoli cittadini, si impegneranno per cercare di cambiare il corso delle cose. Non si può pensare che 30 consiglieri regionali possano cambiare il futuro della Calabria. La Calabria cambierà solamente quando il senso civico e la meritocrazia inizierà a essere presente in tutti gli ambienti lavorativi e permetterà a far emergere, appunto, come dicevamo questa sera, le eccellenze che ci sono e sono tante. Quindi quello che mi sento di dire è un grosso in bocca al lupo a chi lavorerà all'interno del Consiglio regionale, ma soprattutto ai tanti dirigenti, funzionari, liberi professionisti, semplici cittadini che ogni giorno in Calabria vivono, danno il loro contributo e anche loro devono cercare di farlo nel miglior modo possibile. Onorevole, in bocca al lupo e grazie. Viva il lupo, grazie a voi. E adesso ci raggiunge l'assessore agli affari generali del comune di Tropea, sto parlando della dottoressa Greta Trecate, che salutiamo e ringraziamo per essere qui accanto a noi. Buonasera dottoressa. Salve, buonasera a tutti. Questa sera per me è stata una serata magica. E vedere questi artisti, ascoltare gli artisti, la scrittrice, il ragazzo che suona, ora mi sfugge il nome. Daniele Fabio. Ecco, Daniele Fabio. È una serata di eccellenze calabresi e parliamo di eccellenza. Io rappresento il borgo più bello d'Italia 2021 e con immenso piacere e onore che lo dico. Con un pizzico d'orgoglio. E arrivare ad avere questo riconoscimento è stato per noi un'immensa gioia e un immenso orgoglio. Non è stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza, appunto, per
coinvolgerci ad andare avanti e a fare sempre di più per la nostra città. E quello che stavo condividendo stasera insieme ad altri amministratori di vari comuni è che bisogna fare rete. Tropea, come dicevo, è il polo turistico della Calabria, siamo conosciuti, ci conoscono in tutto il mondo per le nostre bellezze paesaggistiche, ma soprattutto per il mare e per la nostra spiaggia, le bianche spiagge. Ma quello che vogliamo puntare noi è il nostro borgo, quindi la nostra cultura, la nostra gastronomia, la nostra arte, quindi far conoscere la nostra città non solo per il nostro mare e la nostra spiaggia, ma anche per la sua storia. E fare rete, appunto, quello che dicevo prima insieme ad altri amministratori, fare rete è importante. La Calabria ha tutto, non gli manca niente. E come Tropea ha bisogno di tutta la Calabria ha bisogno di Tropea. Per cui fare rete è importante ed è quello che ci auguriamo. Ed è quello che io auguro a lei, nelle vesti appunto di assessore di questa meravigliosa cittadina che è Tropea, e quindi lunga vita a Tropea. Lei è in bocca al lupo per tutti. La ringrazio, grazie ancora, ed è stato davvero un onore e un piacere poter presidiare in questa serata. Grazie, grazie ancora. Da Maiora sempre. Grazie. Sempre. Ali sul Mediterraneo, città di Tropea e alla sua comunità, eccellenza territoriale, per aver fatto del suo territorio un meraviglioso fiore all'occhiello per il mondo, per aver donato attraverso la sua bellezza emozioni immense come il suo mare e la sua storia, per essersi inserita a pieno titolo come luogo poetico di forte richiamo internazionale, per essere esempio per tutta la regione Calabria e non solo, per aver scelto fino in fondo di essere una città concreta come i sognatori. Sono contenta, finalmente ce l'abbiamo fatta. Anch'io sono contentissima innanzitutto per essere qui, perché ho riscoperto al tavolo, ho fatto delle amicizie bellissime e sono molto contenta, onorata di essere qui con voi. E poi sto guardando questo premio, che vorrei fare tanti tanti complimenti a Teresa Spanò, perché è davvero bellissimo e mi sembra di vedere il mio mare, il mare della bellissima Tropea. Quindi grazie e complimenti ancora, e complimenti a tutti gli artisti che sono stati qui e ho avuto il piacere di ascoltare stasera, come Fabio, giusto? Non vorrei sbagliare. E ecco, bravo, complimenti. E poi sono tutti giovani, anche voglio complimentarmi con la scrittrice, perché prima ho sbirciato leggermente il suo libro e che acquisterò senz'altro. Complimenti ancora e grazie a tutte le persone che sono state qui stasera, è stata davvero una bella serata. Io ci tengo tantissimo a portare i saluti del mio sindaco, che è Giovanni Mocri. Questa sera doveva esserci lui al mio posto, però sono contenta di esserci, ecco, di esserci io. E se posso, avrei un messaggio da leggere da parte sua, così magari è un po' più vicino a noi. Quindi, se, ok. Non vorrei essere pesante e lunga, ecco, e spero che non mi saltano le lettere, perché non vedo bene. Ok. Ricevere un riconoscimento è sempre un piacere, perché oltre ad ottenere una gratificazione ti acquista un'informazione di ritorno che dice che stai facendo bene. Alle spalle abbiamo 3 anni di lavoro, faticoso ma anche produttivo, perché da subito abbiamo colto i segni della condivisione, perché da subito siamo partiti da un progetto comune e non da un interesse personalistico. Guardando indietro scorgo momenti di incertezza, ma la voglia di far crescere Tropea e con lei tutto il nostro territorio è stata sempre più forte di ogni delusione. Amministrare è un compito difficile, perché devi rinunciare a tanti spazi personali, che pure sono importanti, ma se ci si crede veramente nel compito, si può riuscire a trasformare una missione ardua in un'impresa appassionante che ti toglie il fiato ma ti regala gioie capaci di compensare ogni sacrificio. Il successo non arriva
né per caso, né per fortuna e né all'improvviso. Giunge se ne costruisci i presupposti con la fatica, con la competenza e soprattutto con l'amore. Da soli non si va da nessuna parte e la nostra è una squadra che guarda coesa nella stessa direzione che è quella del bene della nostra comunità e della nostra Calabria. Il nostro sogno non si declina solo su un versante della crescita economica, ma anche e soprattutto su quello della qualità relazionale ed etica. La nostra regione è ricca di tesori e le sue risorse umane, naturali e storiche possono e devono sconfiggere la negatività. Servono il lavoro costante e consapevole che si muove dentro un disegno preciso. Il progetto deve esserci per non rimanere nella dimensione dei buoni propositi e deve essere pragmatico per non rischiare di disperdersi in alchimie dannose. Tanti piccoli passi costanti e significativi portano a sé, portano se a compierli siamo noi. Il progetto Tropea è tutto questo, concretezza, audacia e condivisione. Il borgo più bello d'Italia non è un regalo che premia solo la bellezza di un sito, così come la bandiera blu non è solo un omaggio alla pulizia del mare. Questi riconoscimenti esclusivi gratificano la città che hanno i presupposti per farsi lievito ed emancipazione diffusa. Tropea raccoglie la sfida e si pone al servizio della causa più entusiasmante che si possa essere, contribuire alla crescita della nostra meravigliosa terra. Grazie. Abbiamo bisogno di fare fronte comune contro i pregiudizi e dobbiamo operare insieme per dimostrare la nostra vera identità di gente laboriosa, onesta e creativa, che non si aggrappa nostalgicamente ad un passato gloroso per nascondere manchevolezze attuali, ma trae dalla sua nobile storia l'energia per crescere e rinnovarsi con entusiasmo e impegno. Grazie Giovanni Macri, sindaco di Tropea. Il professore, scrittore, filosofo Nicola Medaglia, un premio alla carriera. Un premio alla carriera perché non si poteva premiare l'ultimo libro, quindi una serie di opere, una serie di contributi filosofici, storici, letterari, religiosi e non solo. Chiamerei a premiare questo bellissimo premio in due persone. La prima persona, l'ultimo premio Ali sul Mediterraneo 2019 per un libro bellissimo, Un giorno questa terra sarà bellissima, Silvia Camerino, simbolo per le nuove generazioni, un libro tra avventura sociale e legalità, un grande grande libro, veramente spero che sia narrativa veramente per tutte le scuole, ok? E poi richiamerei Ernesto Alecci, vieni, leggiamo la motivazione. Allora, lo scrittore Nicola Medaglia, premio alla carriera per aver fatto della sua vita un'entusiasmante ricerca filosofica, storica e religiosa, per aver seminato attraverso le sue opere riflessioni che rimarranno impresse nei cuori di giovani e di adulti, per aver seminato tra le sue pagine un grande senso di speranza, amore e cultura, per essere simbolo, esempio e motivazione per le nuove generazioni, per aver scelto fino in fondo di essere concreto come i sognatori. Complimenti. Grazie. Una foto, tieni Nico, anche tu. Non so.
E ora prima, prima di dimenticarci, una foto con una battuta e poi un'altra foto del ricicolo. Beh, una battuta, niente, se avete detto tutto voi, quindi la motivazione, e mi sono sforzato con le mie opere e mi sforzerò ancora di seminare messaggi di bene, di riflessione, di speranza in un mondo che ha bisogno di tanta speranza, di tanta esortazione e di tanto bene, visto la marea montante di male che purtroppo ci circonda. E spero di essere riuscito almeno in qualche modo. Vi ringrazio tutti. Bravo, bravo. Silvia, non ci lasciare, vieni qui, vieni qui. Insomma, premio Ali sul Mediterraneo, cioè vogliamo dire due cose, dobbiamo dirle, bisogna proprio dirlo, perché molti c'erano al Gran Galà e ti conoscono, la parte della commissione ti conosce, molti altri hanno l'onore di conoscerti questa sera. Lei sembra, cioè, io devo dire la verità, questa cosa, questo contrasto me lo devi far dire. Io quando ho letto il suo libro ho immaginato, no, questa donna tutta bella, cattiva, tutta bella, perché è così grintosa nel libro, no? Hai questo modo di scrivere bello, poi la vedi così delicata, angelica. Sei stupenda, te lo devo proprio dire. Grazie, grazie, perché hai scritto un libro bellissimo. E spero veramente, come dicevamo prima con Nico, che le scuole lo adottino, perché è veramente un libro che, scusami ma il filo mi tira e non vorrei cascare, e, insomma, spero e mi auguro, so che molte scuole lo stanno adottando e lo adotteranno per la narrativa. Grazie, su di voi si posa la mia gratitudine. E questo libro, è vero, parla di stragi, parla della strage d'Amelio e di Paolo Borsellino, di Emanuela Loi, di Claudio Traina. È una strage che si scompone in una moltitudine di stragi, però dalle stragi si deve ricostruire, si può ricostruire e si può ricominciare ad amare, e per farlo è necessario esercitare speranza. Ed io a piccoli passi ho scandagliato, no, i luoghi, e ho voluto sognare così come ha sognato Paolo Borsellino, che 12 ore prima di morire scriveva questa lettera bellissima e si definiva un ottimista. E diceva: io sono ottimista perché vedo nei giovani siciliani e non un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni fino ai 30 anni. E quando questi giovani avranno adulti avranno più forza di ribellarsi di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. Ed io, anche se a Gattoni appartengo, no, a questa generazione, e ho voluto, no, non solo scrivere la mia, ma avevo il desiderio di raccogliere quelle costole celesti saltate in aria il 19 luglio del 1992, le volevo raccogliere attraverso le parole e volevo tentare di scaldare quei corpi che bruciavano però non si scaldavano, perché la strage è anche questo, no? È anche rabbia, è commozione, ma speranza, perché da quel sacrificio, ecco, Paolo era un seme glorioso che desiderava essere quercia, una quercia che accoglie. E allora, ecco, il messaggio del mio libro è proprio questo: non lasciamo cadere il sogno di Paolo Borsellino, che è un sogno da grande ed è un sogno d'amore. Quindi grazie. Grazie, ancora tanti complimenti. Ci vediamo alla prossima edizione.